Ciao a tutti ragazzi, oggi ho avuto una chiacchierata con Maurizio Morelli e mi ha lanciato una sfida, ragazzi, dove in questa sfida mi voleva stracciare perché dice che è un mese e mezzo che non esce con la bici, ha fatto un'uscita a 27 km all'ora e quindi dice che mi straccia con una gamba sola. Guardate il video, ragazzi, guardate. Guarda la pedalata del campione. Guarda che gioco di caviglia. Ciao. Bene, avete visto il video? Abbiamo fatto una chiacchierata. Mi ha detto che mi sfida sulla salita alla Faggeta, la montagna che hanno loro nel Viterbese. Mi ha detto a Roma montagne non ce n'abbiamo. E quindi dice che lui non è allenato perché è un mese e mezzo che sta male, non si allena. E io invece mi sto allenando perché devo fare la randonnée capitale che sono 200 km per 3.500 metri di dislivello. Allora, io ho detto che l'accetto questa sfida perché lui però è un velocista, ragazzi, eh? Quindi se accettavo la sfida in pochi chilometri mi batteva. Allora, io ho detto facciamo una sfida di 100-120 km e poi infine questa salita alla Faggeta. Ora, io non sono uno scalatore, non sono un velocista, non sono neanche un passista. Al massimo posso essere un discesista, ma dato che lui è bravo in discesa, dobbiamo fare una salita. Facciamo questa sfida sui 120 km. Voi che dite? Riuscirò a battere a Maurizio Morelli? Non lo so, non lo so, non lo so. Intanto la sfida l'ho accettata. Ci vediamo presto con Maurizio Morelli e la Faggeta, ragazzi. Ciao a tutti, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, è gratis. Ciao! Qualcuno di voi pensa che io e Maurizio Morelli stiamo facendo del dissing? Non è assolutamente vero. Io e Maurizio siamo amici e quindi giochiamo, ci divertiamo. Magari qualcuno pensa che mi sto dando delle arie e sto sfidando Maurizio, ok? È solo un gioco e giochiamo fra di noi. Ciao ragazzi!